È partito? Sì. Buongiorno, miei cari gitani, come state? Allora, sono mancata per un pochino perché ho avuto delle cose da fare e poi ci sono state tutte queste situazioni che sappiamo. Nonostante questo, però, adesso sono, diciamo, qui con un nuovo video. Questo video è un po' diverso dai soliti perché, diciamo che vorrei proporre negli altri video racconta storie, insomma, canta storie, però ho bisogno di un po' di tempo, quindi verranno successivamente. Questo è un video un po' più chiacchiericcio, insomma. E giusto appunto, non so se vedete la mia pennona serve per, diciamo, prendere appunti. E, no, in realtà serve un po' così come scenografia, perché io ho qua sul tablet una serie di domande a cui risponderò un po' per, diciamo, conoscerci. Partiamo dalla prima domanda. Vediamo un pochino. Già leggo, un po' impegnativa, dovrei essere il più sintetica possibile. Qual è la serie tua preferita? Allora, la mia serie preferita, io non ne ho una in particolare, ne ho tre. Devo premettere il fatto che non so se sono io sola al mondo ad avere questa, diciamo, propensione, oppure c'è qualcun altro. Se c'è qualcun altro, si palesi, perché finora non ho incontrato nessuno che praticamente non riesce a guardare le serie televisive, cioè io non riesco a guardare le serie televisive a meno che non siano di 2 stagioni, massimo massimo 3. Quelle serie interminabili di stagioni io non ce la faccio, dopo un po' le abbandono, non ce la faccio proprio, sono troppo lunghe, troppo, mi perdo. E poi, cioè, a me piacciono proprio le storie che a un certo punto si concludono, perché veramente dopo diventa una roba troppo complicata, troppo arzigogolata. Comunque, dicevamo, come 3 serie preferite ho La Spada della Verità, la The Nanny, che è la tata sarebbe, e un'altra serie che si chiama Hooten and the Lady. Sono 3 diverse totalmente l'una dall'altra, infatti, perché La Spada della Verità è un genere fantasy. Praticamente in questo mondo fantastico c'è una parte che è, diciamo, l'antico mondo, l'antico regno, e un'altra parte invece, le terre dell'Ovest, che invece non c'è magia, insomma, si vive normalmente, nel senso che draghi, streghe, eccetera, sono tutte opere della mente umana, non sono reali. E sì, praticamente. Parte tutto dal fatto che questo ragazzo di nome Richard Cypher, che non pensa di essere un ragazzo normale, insomma, che taglia la legna, che alleva, accudisce gli animali, in realtà, salvando questa depositaria, poi spiego che cos'è. Viene a scoprire la magia, viene a scoprire gli altri mondi e cosa c'è anche sotto questi mondi. C'è un despota che sta invadendo i territori, attualità, comunque, e che tutti temono, che semina il terrore, che si chiama Dark Herral. E la depositaria, che cos'è? Questa depositaria è una donna che fa parte di questo ordine delle depositarie, che guardando negli occhi delle persone riesce a farli suoi schiavi, ovvero li lega a se stessi, cioè qualsiasi cosa questa donna dica, questa persona lo fa, cioè è innamorato a tal punto, è un amore, diciamo, una stregoneria d'amore, diciamo. Perché è disposto anche a sacrificare la sua vita per la depositaria, finché ovviamente la depositaria è in vita, perché una volta che la depositaria muore, diciamo, questo incantesimo svanisce. E quindi, salvando questa depositaria che stava scappando dalle guardie di Dark Herald, che le davano la caccia, lui la salva e viene a scoprire tutto questo, cioè scoperchia il vaso di Pandora, insomma, scopre tutto questo
questa serie di infinita di situazioni che ovviamente non voglio dire perché sarebbe lunghissimo il video e non voglio spoilerare. Come seconda invece serie diciamo che avevo detto The Nanny. Allora è una serie che non ho visto completamente, dopo un po' ho abbandonato perché però l'ho vista abbastanza, diciamo, sono arrivata più o meno alla fine, che vedevo da piccola e poi l'ho rivista anche in lingua originale l'anno scorso e a me è piaciuta veramente tanto, per il semplice motivo che, a parte gli outfit della Tata, che sono stupendi, ma poi perché magari uno pensa, vabbè, per bambini, eccetera, una cosa un po' più soft, in realtà dietro ci sono tante cose, tante tematiche che in realtà vengono sottovalutate. Per esempio, ovviamente ambientato negli anni, mi pare 80, comunque non proprio attuale, molto attuale, ecco, in cui questa donna che comunque ha sulla trentina d'anni, è da sola, e non ha marito, non trova un fidanzato, eccetera, e si vede proprio che la madre e i genitori comunque la spingono in continuazione a cercare marito. Cioè, questa è una cosa che fa molto riflettere. Ma nonostante questo, comunque anche l'educazione dei bambini, cioè ci sono una serie di cose che secondo me vale la pena come serie vederla. Poi lei l'adoro come attrice, ma poi gli outfit sono fantastici. Tra l'altro ha una voce particolarissima lei, cioè io l'ho visto in lingua originale, e anche perché come è stata doppiata secondo me non rende diciamo la voce che ha lei, cioè lei ha una voce veramente particolare, non so come altro definirla, non che sia doppiata male ovviamente, però io preferisco in lingua originale. Anche lì è molto carino, molto divertente, ci sono una serie di dinamiche, e perché ovviamente bisogna vederlo, non dico altro. Come terza ho detto Uten and the Lady, praticamente è una serie che mi è piaciuta veramente tanto e nessuno, penso, o poche persone la conoscono. C'è stata solo una stagione, si voleva fare la seconda ma non c'è stata, e io ti dico sinceramente meglio così, perché diventerebbe secondo me troppo pesante. Praticamente sì, è una miniserie diciamo a puntate, in cui in ogni diciamo episodio c'è un luogo diverso del mondo. Praticamente la protagonista lavora all'interno del British Museum di Londra e praticamente va in giro per il mondo a cercare, diciamo, dei reperti, qualcosa che possa poi essere portato nel museo. E qui incontra Uten, che è invece un personaggio discutibile, che praticamente ha a che fare con dei contrabbandieri, insomma, è alla ricerca dei tesori, non tanto per valore, diciamo, culturale come Lady. La chiamano Lady perché ha delle origini praticamente nobili, ma lui lo fa per soldi e sembra veramente una persona un po' così, no? Al di là della moralità per ciò che fa, in realtà, cioè non fa poi chissà che cosa, però poi vedendo tutti i vari episodi si vedono, si indagano le ragioni, insomma, soprattutto cosa c'è dietro alle motivazioni, insomma, di questa persona, ma anche si vede, soprattutto a me è piaciuto veramente tanto, ma davvero, c'è proprio il personaggio di Lady che praticamente cambia, perché lei è una ragazza un po' tutta d'un pezzo, un po' perfettina, un po' la maestrina, insomma, classica, e a un certo punto ha un'evoluzione molto particolare in cui praticamente infrange il suo codice di valori e ha questa trasformazione, va contro se stessa, ma perché è cambiata, non è più la persona di prima. Ovviamente in giro per il mondo scopre un sacco di cose che le fanno cambiare ovviamente opinione, e secondo me è bellissima. Bene, andiamo alla... poi vabbè, ce n'è anche un'altra che si chiama Jane Eyre, che è appunto una serie, anche quella è bellissima.
però cioè sì, è fra le mie preferite, metterei anche quella. Come farsi passare una cotta? Sì, perché queste domande sono un po' sparse, ce ne sono alcune di una cosa, alcune di un'altra. Io cerco sempre di fare un po' domande diverse, di essere un po' molto casuale, non per argomenti, perché così un pochino c'è un po' di tutto. Allora, come farsi passare una cotta? Lo viene a chiedere a me? Allora, come farsi passare una cotta? Io sinceramente cioè, ve lo dico proprio, miei cari gitani, con tutto il cuore, dipende che cotta è. Nel senso che, un amore corrisposto, ovviamente si parla prima di cotta, perché amore è qualcosa di assolutamente, cioè, mare. Ecco, una cotta, una semplice cotta, sinceramente, secondo me passa senza bisogno di starci troppo a pensare, nel senso che tu all'inizio magari idealizzi la persona, cioè non la conosci, la vedi così, magari anche basandoti con diciamo quello che vedi della persona, quindi con l'esterno, con il suo aspetto esteriore, e questo non significa che ah no, ti basi solo sull'aspetto esteriore, quindi sei superficiale. No, ragazzi, perché uno come fa a dire un bellissimo carattere se non lo conosce o se non la conosce? Cioè, bisogna conoscere le persone, e per conoscere ci vuole veramente tanto tempo, non basta un anno, non bastano, cioè, quindi cioè, è ovvio che all'inizio ti basi solo sulla superficie che vedi, perché una cotta secondo me non c'è più di tanto bisogno di pensarci, cioè ti piace quella persona, l'ammetti a te stesso, che è la cosa più importante. Se ti vuoi dichiarare, fallo, nel senso non c'è alcuna vergogna, eccetera, però ovviamente anche lì, cioè, non darci troppo peso, non dateci, gitani, troppo peso, perché comunque, vabbè, perché io in amore proprio, cioè sono proprio l'ultima che potrei dare consigli, no, scherzo, però comunque, sì, cioè, prendiamola alla leggera, soprattutto all'inizio, soprattutto se è una cotta. Poi vediamo. Libri e film preferiti. Questa è un'altra domanda molto lunga. Allora, iniziamo dai libri perché in realtà non che io non abbia letto e quindi non ne ho idea, però diciamo che il libro è molto più complicata la cosa dei film, anche perché ne ho letti molti, molti, soprattutto alle scuole, medie ma anche superiori, per cui molti li ho visti più come letture di formazione mie piuttosto che letture di svago. Poi in realtà sono anche una grande lettrice di fanfiction, cioè praticamente un sacco di fanfiction che meritano davvero, di Harry Potter, di una serie di libri, di serie televisive, quindi cioè, in realtà ho letto forse più fanfiction che libri per svago, però quelli che mi hanno particolarmente colpito, che ho letto con molto piacere, sono allora. Vabbè, sicuramente uno molto importante è Il Maestro e Margherita, che me lo faccio leggere per, diciamo, come libro di scuola, però mi è piaciuto veramente tanto, più che altro è molto complesso come libro, cioè non è una lettura frivola, ecco, e fa veramente tanto tanto riflettere. Io adesso non sto qui a parlarne, perché leggetelo. Però a me è piaciuto veramente, cioè mi è rimasto proprio in mente una scena in particolare in cui Margherita, che è la protagonista della nostra storia, ha alle spalle, cioè non è che ha proprio alle spalle, è nel limbo di un matrimonio che non va molto bene, e praticamente conosce il maestro e è molto romantica, molto poetica questo incontro, perché è come se fosse guidato dal caso, è come se lei non conoscesse questa persona, ma ci si affida con tutto il cuore, perché
perché poi anche, diciamo, disperata dice: io ho un matrimonio che non va, non provo amore, provo magari affetto ovviamente per la persona, ma non c'è amore. E vede in questa persona che non conosce tanto un'ancora di speranza. Ed è molto bello perché l'incontro è proprio come se le due persone si conoscessero, però in realtà non si conoscono affatto, cioè sono due sconosciuti e si incontrano in un modo molto molto poetico. Io adesso così nei dettagli non me lo ricordo perché l'ho letto tanti tanti anni fa, ma mi ricordo proprio il loro incontro che è da leggere perché loro... c'è questa, non lo so, questo filo invisibile che li lega e che è molto molto avvincente. Poi parla anche di tutta un'altra serie di cose, filosofico-politiche, però questo particolare, io sono una gran romanticona, quindi le cose romantiche, proprio ci vado a nozze. E un altro libro, ho letto Il ritratto di Dorian Gray, che sono tutti libri molto classici, diciamo, e mi è piaciuto molto, così come Il grande Gatsby. E ho letto un altro libro che stavo dimenticando, ma veramente anche quello bellissimo, che è Le nebbie di Avalon, che questo libro io ci sono particolarmente legata perché me lo ha fatto leggere mia nonna, che era uno dei suoi libri preferiti, mi diceva sempre leggi Le nebbie di Avalon, e è veramente bello perché oltre ad essere un classico fantasy, mi è piaciuto anche lì cioè proprio io, diciamo, di tutto il libro che è stupendo perché parla praticamente della leggenda, dei miti, insomma, di Re Artù, di Morgana e anche proprio prendendo la parte della magia, quindi dei druidi, di Mago Merlino allora, ho deciso un po' di leggere la trama perché sennò non ne veniamo fuori. Praticamente il primo libro inizia con Igraine, che è figlia di una sacerdotessa di Avalon, e questa Igraine è sposata con il duca di Gorlois di Cornovaglia, che è un cristiano, e vivono in questo castello insieme. Ha una figlia molto piccola che è Morgana, attenzione, sapete chi è Morgana? Sicuramente. E una sorella più giovane che è Morgose, che deve educare poiché non è adatta a imparare la magia in Avalon con Viviana, la sorella maggiore praticamente. Allora, questa è Igraine, questa è Viviana, sua sorella, e poi Igraine ha terza figlia Morgose, quindi Igraine, Viviana e Morgose sono tre sorelle. E Igraine ha fatto una figlia che è Morgana. Un giorno, il padre di queste tre sorelle è Merlino. Un giorno la dama del lago Viviana e Merlino di Bretagna, un titolo onorifico per il druido più importante della Gran Bretagna, il cui vero nome è Taliesin, vengono a trovarla e le dicono che il grande re Ambrosius morirà presto e il suo erede sarà Uther Pendragon. Wow! Uther Pendragon, insomma, chiamatelo come vi pare, e quando Gorlois lo scopre decide di bloccare sua moglie a Tintagel e combattere contro il grande re Uther. Igraine sa che Uther può morire e gli manda un messaggio magico per avvertirlo. Pochi giorni dopo Uther arriva al castello coperto dal mantello del duca e al dito il suo anello. Tutti credono sia proprio Gorlois, tranne Igraine che trascorre la notte col suo amante. Comunque, quando muore il vero Gorlois, Uther e Igraine si sposano, nasce Artù che viene affidato da Merlino a Sir Hectorius, mentre Morgana viene portata ad Avalon con zia Viviana per imparare tutto sulla magia e gli dèi. Molti anni dopo, a bel tempo, Morgana viene consegnata a un uomo mascherato, il Re Cervo, nei rituali del gran matrimonio, che l'ormo si rivela essere Artù. Cioè, avete capito bene, è suo fratellastro. Questo è un passaggio, anche questo passaggio è molto importante da leggere e molto molto bello, però non è quello proprio che dicevo io, il mio preferito, anche perché questa cosa è un po' inquietante. Comunque,
La dea madre, lei faceva praticamente Morgana faceva la dea madre mentre Artù faceva il re cervo e che si uniscono proprio carnalmente. Quando Uther muore in battaglia contro i sassoni, Artù, che era stato cresciuto da altri genitori, ritorna per prendere il posto di suo padre. La dama del lago gli offre così Excalibur, uno dei tesori di Avalon. Morgana è incaricata di realizzare la guaina protettiva di quella spada. Dopo l'incoronazione di un suo fratello, però, Morgana scopre di essere incinta e fugge da Avalon. Poi ci sono. Cioè, non finisce qui, però. Questo è un po' per dare una trama che sennò io iniziavo a parlare per un'ora e non finiamo più. Il pezzo che mi piace tantissimo è praticamente quando Egrain fa, mi pare, un sogno in cui lei sogna Uther Pendragon come due amanti nel corso dei secoli, cioè come due anime che si sono rincontrate, ma che già si appartenevano. È un pezzo molto molto bello perché è descritto veramente bene e proprio fa. Beh, vi starete chiedendo come mai ho stoppato il video, praticamente ho trovato il pezzo che vi dicevo e adesso ve lo leggerò. Farò qualche salto per non leggervi tutta la pappardella, ma solo i pezzi salienti. Dopo un po' si alzò e si avviò alla porta. Si voltò indietro e non si stupì nel vedere che il suo corpo avvolto nel mantello era ancora seduto accanto al focolare. Non aprì le porte, le varcò come un fantasma, ma quando uscì il cortile della casa era scomparso. Si trovava in una grande pianura dove si ergeva un cerchio di pietre colossali, appena sfiorate dall'aurora. No, non era la luce del sole, era un grande fuoco che incendiava il cielo a occidente. Igraine alzò gli occhi verso la figura avvolta nel mantello azzurro. Sebbene avesse un viso diverso e portasse una strana corona di serpenti e serpenti d'oro alle braccia, gli occhi erano quelli di Uther Pendragon. Ricorda, disse l'uomo, ricorda il giuramento che pronunciammo in un tempio ora sprofondato nel mare, dove il grande Orione non regnerà più. Giurammo di dividere la sorte di colui che rubò dal cielo perché l'umanità non vivesse nella tenebra. Dal dono del fuoco è venuto un grande bene, ma anche un grande male. Sono misteri. L'uomo può obbedire ciecamente ai sacerdoti e vivere nell'ignoranza, oppure può disobbedire, seguire l'apportatore della luce e subire le sofferenze della ruota della rinascita. E guarda. L'uomo indicò nel cielo la figura del più grande degli dèi, con le 3 stelle alla cintura. È ancora lassù, pur se il suo tempio è scomparso. E guarda la ruota che continua il suo percorso, anche se la terra si torce nel tormento e annienta templi e città. E noi abbiamo costruito qui un nuovo tempio, perché la sua sapienza non muoia mai. L'uomo le sollevò il viso e la baciò. Non lo rimpiango. Nel tempio ci dicono che la vera felicità si trova soltanto nella liberazione dalla ruota della morte e della rinascita, e che dobbiamo disprezzare le gioie e le sofferenze terrene e aspirare soltanto alla pace della presenza dell'Eterno. Eppure, io amo questa vita sulla terra, Morgana, e ti amo di un amore più forte della morte. Se il peccato è il prezzo del legame tra noi, vita dopo vita. Allora peccherò con gioia per ritornare sempre a te, mia amata. In tutta la sua vita, Igraine non aveva conosciuto un bacio come quello. Era appassionato e tuttavia trascendeva la carnalità. In quel momento ricordò dove aveva conosciuto quell'uomo. Ricordò le grandi colonne marmoree e le scalinate d'oro del grande tempio di Orione e la città del serpente con il viale delle sfingi che conducevano al tempio. Lì erano su una piana spoglia, davanti a un cerchio di pietre, mentre Occidente ardeva al fuoco che era la luce morente della loro patria. Là erano stati uniti nel fuoco sacro per non separarsi in tutta la vita. E ora ciò che avevano fatto li avrebbe uniti anche oltre la morte. Amo questa terra, disse l'uomo.
Qui i templi sono di pietra non nevigata, anziché d'argento, d'oro e d'oricalco. Ma amo questa terra e darò volentieri la mia vita per proteggerla, questa terra fredda dove il sole non risplende mai. Rabbrividì. E Grain lo fece voltare. Guarda l'oriente, gli disse. Sempre quando la luce muore occidente, all'est vi è la promessa della rinascita. Rimasero abbracciati e il sole sfolgorò, sorgendo dietro l'occhio della grande pietra. L'uomo sussurrò: questo è in verità il grande ciclo della vita e della morte. Verrà un giorno in cui la gente dimenticherà, e questo non sarà altro che un cerchio di pietre. Ma io ricorderò e tornerò a te, amor mio, lo giuro. Poi il silenzio. E Grain, avvolta soltanto nel mantello, si trovò rannicchiata davanti alle ultime ceneri fredde del fuoco nella sua stanza. Allora, Uther sta parlando con i Grain e la chiama Morgana, ma non perché l'ha scambiata con Morgana, la figlia di Grain, ma perché Morgana significa colei che viene dal mare. Ed è un appellativo usato anche da antichi dialetti che sono sconosciuti persino a Merlino. Quindi, insomma, si sta rivolgendo in realtà ai Grain. Detto questo, possiamo tornare al nostro video. E questi due che si rincontrano nelle epoche, nelle ere che passano, come due anime che sono destinate a rincontrarsi. Questa è proprio la parte più bella. Non dico la seconda parte di questo sogno, perché sennò vi spoilererei tutto e non va bene.